Ciao a tutti! Il video di oggi è un video un po' diverso da quelli precedenti perché mentre negli altri video partivo da una fase di studio, di analisi, per portare, diciamo, un mio parere supportato dai dati, quello di oggi è un video a caldo. Un video a caldo a cosa? Nell'ultimo aggiornamento, insieme alla modifica al laboratorio delle gemme, hanno introdotto un valore negli artefatti, un valore di tempo. Come qui vedete, 20 secondi sull'ondata guaritrice. Che cos'è? Evidentemente il tempo di attivazione. Questo è assolutamente interessante e, se devo dire la verità, mi ha molto stupito. Io ho già provato a scambiare con qualche collega di clan, con qualche chat in qualche forum e qualcuno si è detto molto stupito, qualcuno ha detto no, ma si sapeva. Io sinceramente, lo dico molto onestamente, ero convintissimo che gli artefatti avessero una prima attivazione dopo circa 5 secondi e una seconda semi-casuale in un range che andava dai 15 ai 25 secondi. Quindi la prima attivazione dopo 5, la seconda tra il 20° e il 30° secondo. Evidentemente mi sbagliavo, perché tutti gli artefatti, da quanto pare, hanno un tempo di attivazione diverso. Questo è interessantissimo, interessantissimo perché permette di fare delle analisi che prima non facevamo. Certamente però c'è qualcosa che non torna, almeno una cosa che a me non torna. Provo a farvi vedere un replay che adesso vado a ricercare per dimostrarvi che questo dato non è così corretto. Prendo questo ad esempio. Ora vedremo questa battaglia, vi chiedo di guardare il secondo, il minuto 2 e 55. Vedrete che dopo 5 secondi si attiveranno vari artefatti. Vediamo. Ora. Si sono attivati due ondate guaritrice e anche altra roba che non mi ricordo cos'era. Questo è un po' anomalo, no? Abbiamo visto che ondata guaritrice si dovrebbe attivare ogni 20 secondi, ma a quanto pare non è così. Questi video andrebbero guardati al rallentatore, forse farò un video con il rallentatore che è la cosa più utile. Ma appare abbastanza chiaro che questo tempo di attivazione evidentemente si farà riferimento alla seconda attivazione, non alla prima. Perché la prima, come abbiamo visto, avviene quasi sempre intorno ai 5 secondi. Non ho molto da dire. Cioè, certamente apre a uno scenario interessante perché io amo i giochi matematici. Amo i giochi dove la componente randomica è minore possibile e quindi questo mi piace. Io nel sito, che linko, ho già raccolto tutti i tempi di attivazione che ho trovato. Ovviamente prendo sempre la versione leggendaria, ma è molto interessante. Ci sono già degli elementi curiosi. Ad esempio, io in un vecchio video avevo detto che Evoca Guaritore si trovava con durata 6 secondi o 12 secondi, cioè la durata di vita del servitore evocato. Quello che non sapevo, e che ora è evidente, è che il tempo tra un'attivazione dell'abilità e l'altra è più alto in una versione rispetto all'altra, quindi tutta l'analisi che c'era dietro crolla un pochino, sinceramente. Questi dati ancora io non li ho trattati e quindi vorrei gestire questo video come un parliamone. Cosa ne pensate voi? Che opinione vi siete fatti? Perché io non ho elementi sufficienti per fare un'analisi, però vorrei appunto aprirla. Quando ho visto questa novità, la prima cosa che ho fatto io, e penso anche tanti altri, è stato cliccare sull'arma da mago per dire, cavolo, se l'ha messo sull'artefatto, magari anche qui hanno messo al posto di una volta ogni tanto il tempo. Non l'hanno fatto. Il perché non lo so. La mia teoria è che ci sia ancora una componente un po' random nell'attivazione delle armi da mago. Quando dico random non vuol dire totalmente a caso, ma un range. Che so, si attiva dopo 8-10 secondi, quindi l'attivazione può cadere in quel range di tempo. Però non lo so, non lo so. Sicuramente farò qualche analisi d'ora in avanti. Cosa c'è da dire per ora? Certamente che evocazione abissale con multipla attivazione, attivazione ogni 22 secondi, male male. Fulmine a catena, male. Uova di drago, male. Anticuore impolverato, benissimo. Anticuore impolverato. Si rifila una bomba, quel poverato io non lo sapevo, ma disattivo ogni 9 secondi e li impedisce per 5, è una bomba incredibile. Infatti io adesso lo piazzo fisso, probabilmente lo piazzerò non sul tank, ma su qualcuno che dura di più. E niente, che dire, la lumaca ne esce grandissima, la lumaca. Vabbè, voi che ne pensate?
Per ora è tutto, non dico altro perché non c'è ancora molto da dire. Commentate, mi piacerebbe parlarne con voi. Ciao!